Ciao, oggi siamo alla bottega della Fattoria Pastore che si trova a Bellinzago. Siamo qui con Adriano che ci mostrerà esattamente cosa? Un quarto anteriore di manzetta. Andremo a spolparlo e sezionarlo. Allora, adesso andiamo a togliere il reale. Per fare bollite, basate. E dopo oppure possiamo fare delle sottilissime, diciamo, degli arrosti d'anima di reale, e carne trita, spezzatino, è un taglio. Dopo abbiamo l'asado o triangolino, bianco stato della croce, che sarebbe proprio questo qua, le prime 5 costole. Questo è il brisket. Sì, è. Questo è il fiocco di punta. Brisket. E con questo taglio cosa si può fare? Allora, con questo taglio si possono fare dei nobili hamburger buonissimi, magri, ma teneri. Dopo possiamo fare appunto il brisket, che è un taglio di moda adesso del Texas, giusto? E io settimana scorsa sono venuta qui da te, mi sono fatta dare la parte pianta e abbiamo fatto il pastrami col flat. Quella lì che è. Questo è il geretto anteriore, ottimo come bolliti o anche noi lo usiamo come ossobuco proprio vero e proprio, gigante, perché la parte del muscolo lo lasciamo attaccato, se no sarebbero troppo piccolini gli ossobuchi, ecco, perché le nostre manzette sono femmine, giovani, circa 300 kg di peso morto e quindi non sono grandi, ecco.
Una domanda, ma il pezzo che viene tagliato del femore è quello che si può tagliare anche a metà? Leggera, sì, però non è questo. Il femore fa parte della coscia. Okay. Diciamo che è il migliore perché il femore è l'osso più orato del sangue di tutto il corpo, quindi è ricco di midollo. Quanti coltelli utilizzi nel sezionare? Allora, io uso 3 coltelli. Un disossino piccolo come questo, un francese, che si chiama così, tipo francese, così, e qualcosa magari di più grosso, se per i tagli tipo di bistecche, sai, questo è un po' piccolo da affettare le bistecche. E basta. Non uso nient'altro. La sega, ovviamente, per tagliare le ossa, quelle che sono... Le ossa vanno tagliate per forza con la sega, ecco. Questa qua è l'aletta del cappello del prete. E a cosa si presta col prete? Spezzatino, brasato, magro, lessa. Adesso andiamo a scomporre la spalla. La spalla. Ecco qua. Ecco, scusatemi se parlo poco, ma richiede un po' di attenzione questa parte della spalla, quindi... Adesso andiamo a vedere il cappello del prete. Le ossa devono essere sempre pulite perché non buttiamo mai via niente. Bisogna essere anche bravi. Sì, vabbè. Noi ce la mettiamo sempre tutta, ecco. Da quanto tempo fai questo lavoro?
Sono una decina d'anni, ecco. Sei giovane, sì. Però. 30 anni. Ah, ho iniziato presto. Sì, dai, ho iniziato abbastanza presto. E dopo ho avuto la fortuna di andare in tanti posti a imparare, perché sai, c'è sempre da imparare in vari posti in cui vai a lavorare, quindi sono contento, ecco. E come si dice, adesso sono 2 anni e mezzo che abbiamo il negozio qua a Bellinzago Lombardo, sulla Padana, strada Padana Superiore 48-50, e siamo impegnati 3 giorni alla settimana, perché gli altri 3 siamo in cascina, appunto, di solito a spolpare, fare i salami, salsicce, salamelle. E dove avete le stalle? Qui a Bellinzago Lombardo, sempre a meno di 1 chilometro di Nidadare, in cascina Misericordia, e là ci sono i miei zii, appunto, e i miei cugini, che si occupano di tutto quello che è il benessere animale, l'alimentazione, e noi ci occupiamo invece dopo. Della sezione successiva, ecco, della loro vita, perché la vita dell'animale non è solo la vita, ma è anche qua, onorarla, trattarla bene, rispettarla, non buttare via niente, ecco, ossa sempre belle pulite, perché nel bidone delle ossa non deve esserci un minimo di punta di carne, niente, zero. Ok, questa è la spalla, adesso andiamo a sezionare la spalla. Allora, fusello, il brasato più magro dell'animale, dopo va bene anche come arrosto, va bene come spezzatino, che è proprio colui. Dopo abbiamo il brione, che è questo qua, che invece è il muscolo più gelatinoso, più mostoso, idoneo a lunghe cotture, brasati da parecchie ore, ecco, di cottura. Dopo abbiamo il cappello del prete, che è proprio questo qua, cappello del prete. Questo so che in Italia si presta per cotture lunghe. Sì, 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 assolutamente, come brasati, bolliti, mentre nel Texas viene usato come delle bistecchine tenere tenere, belle, belle miste, in erbo. Oppure viene spedicinato andando a togliere completamente questo nervone, che è colui che diventa gelatinoso in cottura, e così si derivano, diciamo, 2 bistecche, via una sopra e una sotto il nervo, e vengono usate come tagliate o come fly sticks, come si chiamano? Flat iron stick. Ecco, come termine devo ancora migliorare, però il contenuto c'è, l'essenza non manca, via. Scusa Adriano, sì. Ma il girello e il magatello sono la stessa cosa? Bisogna capire un attimo in base alle in base alle regioni. C'è chi girello intende anche questo, il fusello. C'è chi invece girello intende il magatello. Comunque, quando si dialoga un po' col cliente, si spiega un attimo in base a quello che deve fare, consigliamo. Perché se vai in Piemonte, chiamano la rotonda, cioè hanno diversi nomi, ecco. La rotonda sarebbe il magatello, ecco, perché le fettine vengono rotonde, però qui da noi invece il magatello è il magatello, il fusello è il fusello, noi siamo un po' più concreti, ecco, via. Adesso io sto capendo quanto sia difficile conoscere tutti i pezzi, quindi immagino che quando un cliente entra non riesce a dirti esattamente il nome del pezzo che vuole, sì. Ma ti dirà cosa ha intenzione di cucinare. Allora, i pezzi
che tutti conoscono bene o male sono sempre quelli. Però noi, sezionando l'animale, abbiamo per esempio, adesso abbiamo appena parlato del cappello del prete, abbiamo un cappello del prete ogni mezza bestia, ok? Due ogni animale. Quindi io non posso accontentare tutti i clienti col cappello del prete. Andrò quindi a consigliare al cliente un taglio idoneo, una valida alternativa, ecco, al cappello del prete. Per esempio può essere il brione, può essere il geretto, in base, ecco, a chi ho davanti, se lo preferisce più sul mago, più sul misto. E quindi noi abbiamo questa cultura che il cliente entra, non mi chiede mai voglio questo, mi dice che cosa hai da darmi per un buon brasato, per un buon mollito, per una buona tagliata. Noi abbiamo abituato il cliente in questa maniera, perché appunto abbiamo, non commercializzando carne ma vendendo la nostra bestia, abbiamo ogni singolo pezzo, ecco. Poi quando va a casa, la cosa bella cos'è? Che quando arriva a casa dice ma vediamo se l'ho imbrogliato o se invece ha ragione. Provano e ottengono un ottimo risultato, la volta successiva vengono e fanno il complimento, era buonissimo, avevi ragione, andava bene. Acquisisci fiducia e instauri un rapporto. Basta. Che è quello che crea più grande soddisfazione, no? Sì, oltre sì. Oltre che vabbè, lavorare bene la carne. Dato che ogni volta parti dal pezzo grande, immagino che tu riesca a soddisfare anche le richieste un pochino più difficili, assurde, cioè tipo nel mondo barbecue so che adesso si chiedono pezzi magari che da altre parti non si trovano. Sì, è vero, in effetti quando a volte il cliente rimane anche stupito quando ci chiede un pezzo e noi ce l'abbiamo. Ah, perché non lo trovo mai, davvero, ma l'ho ordinato, ma poi notato. Noi lo diciamo sempre, è meglio ordinarlo, una telefonata non costa niente, o comunque cerchiamo sempre di essere aggiornati, ecco, di tenere in casa un po' il tutto. Adesso stiamo andando a disossare il reale, di manzo, manzetto, perché questo è il, diciamo, il taglio più complicato, perché ha tutta la geometria della, come si chiama, del movimento del collo, ecco, dell'animale. Quindi sono
So che con la reale si fa nel mondo barbecue il pulled beef. Esattamente. Perché all'interno, se non sbaglio, dimmi, è ricca di collagene. Sì, sì, è vero. Un taglio indicato, anche quando mi consigliano appunto pulled beef, andiamo sul sicuro con una bella fetta di reale, ecco. Senza osso, lo prepariamo così. Come delle bistecche. Sì, sì. E in base a un quantitativo che cerchiamo di capire quanti sono, perché se sono in due o tre persone, fetta così è più che sufficiente. Poi avanza, si congela e è anche comoda già metterla via già porzionata, ecco. E il taglio più richiesto? Ma da noi sono tutti richiesti, perché comunque andiamo via sempre belli alla pari, cerchiamo di andare via... Perché sapete anche consigliare. Sì, sappiamo consigliare. Poi ecco, per esempio, se dovessi arrivare al sabato, ma avanza un cappello del prete 2, sai cosa faccio? Lo spellicino ben bene, appunto, lo pongo come tagliata e va. Se non va adesso, va... Qui da noi c'è un gergo, Alessa Rost al Vendome, no, capito? Tanto che siamo originari milanesi. Alessio Arosto al Fermandare. E dillo anche in italiano, così. Alessio Arosto lo vendiamo, ecco. Okay. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere un osso. Questo osso si chiama nel gergo italiano, allora in milanese è lo scudelino. Sull'essere umano, oltre che in italiano, è l'Atlante. Non so se lo conoscete, andate a dare un occhio. È quell'osso del collo. È quell'osso del collo. Che deve essere sempre ben allineato, anche in caso di magari colpi di frusta, incidenti stradali, così si disallinea e crea appunto delle disfunzioni, perché passano delle vene importanti all'interno e dei nervi importanti. Quanto ci metti in media a sezionarlo tutto? Ma un quarto d'ora, quarto, 20 minuti, in base, sai, chiaro, adesso siamo qui anche in ordine tutto. Quando siamo in cascina con gli stivali, con il violino è un altro ritmo, poi magari mettiamo anche il guanto antitaglio, che almeno lavori un po' più... In sicurezza. No, più che in sicurezza, un po' più veloce, perché sai, purtroppo il nostro lavoro è un lavoro un po' coi tempi contati e diciamo, quando sei di fretta, se ti tagli anche solo un secondino, dopo ci metti tanto tempo a guarire, quindi bisogna sempre evitare di farsi male. Prima di tutto la sicurezza, vedi che infatti quando parlo fermo il coltello, perché tanto qua, ripeto, è una dimostrazione, non ci interessa, non c'è niente da imparare, nel senso. Niente il pane, magari togliamolo. No, nel senso che non sei qua a insegnarmi come ecco, si bravo. Fa, ma a spiegare. No, non sono qui a farti vedere che sono bravo, ecco. E sai, tanti vanno a vedere, giudicano i video degli altri macellai, quello lì, ci ha messo un quarto d'ora, ma non è la gara, Sì, perché sai, noi siamo sempre un po' in competizione, no? Tutti i settori. Allora, adesso andiamo a scomporre la reale. Facciamo vedere. Allora, intanto togliamo tutto quello che è la forlatura. Questo è a 3 settimane di forlatura. I nostri animali, siccome sono giovani, sono teneri, cioè non necessitano di lunghissime forlature, ecco. Giusto un attimino, perché sai, la carne si riposa, prima si smolla la nervatura, rimane sempre più tenera.
però i nostri animali hanno 13-14 mesi, quindi sono tutte femmine in questo modo, sono tenerissime. Scusa Adriano, ma cos'è la frollatura? Allora, la frollatura praticamente è il periodo nel quale passa la bestia da quando la uccidi, la macelli in mezzena, la metti in cella e la lasci lì ferma, perché quella è la vera frollatura. Poi diciamo, la vera frollatura serve a, praticamente necessiterebbe anche di una cella con il controllo dell'umidità e della temperatura, ecco, per un vero dry age, ecco, il termine è giusto questo, dry age. Mentre tanti pensano magari, non so, di prendere il pezzo intero, lo faccio frollare una settimana così, però lì è, a mio giudizio, è sbagliato, perché la carne una volta che viene sezionata, spolpata, va consumata, perché non migliora assolutamente lasciarla in giro, anzi. Questa è l'anima del reale, penso il miglior arrosto che ci sia, venato, tenerissimo, saporito. Questo è il sottoreale, come vi dicevo prima, appunto, spezzatino, carne trita, va bene, un po' far tutto, ma che bello. Brione, ricapitolando. Brione, fusello e cappello del prete. Principali tagli per brasati e lessi. Questo qua è il fiocco di punta di petto. Eccolo qua. Appunto per un brisket, come dicevamo prima. Okay. Ecco qua, appunto, l'anima del reale. L'abbiamo legata, un pochino di rosmarino, e pronta per essere venduta. Anche a pezzettini, ecco, magari tanti mi dicono, ma siamo in due, non c'è problema, ne tagliamo una fetta. Questo è il fesone di spalla, ottimo come bistecche per pizzaiola, da impanare, alla fine anche come spezzatino. Spezzatini, trita varie, sottoreale, muscolo. Eccolo qua, il triangolino o l'asado. Biancostato della croce, il migliore, ecco, dai, via. Vai. Adesso abbiamo la vera e propria pancia, quella per un ottimo biancostato. Eccola, vedete, l'infiltrazione di grasso. Queste sono manzette, sono rosa, dal tanto che sono giovani, sono bellissime. Dopo andiamo a segarla a metà. Io evito sempre di usare il segaossa perché per non scaldare la carne inutilmente, ecco. Quindi noi cerchiamo di tagliare sempre l'osso e poi andiamo a fare il biancostato. Eccola qua. Io direi che con oggi abbiamo finito. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, così sappiamo appunto che è stato di vostro gradimento. Se avete qualche dubbio, perplessità, qualsiasi domanda, lasciatela nei commenti, così ci presteremo a rispondervi al più presto. E se avete qualcosa di particolare che volete vedere, ditecelo, così la prossima volta ci attiveremo per soddisfare le vostre esigenze. Ciao ciao! Ciao, grazie!